essere cristiano ed essere missionario è la stessa cosa, quindi per chi appartiene alla Chiesa la priorità è e sarà sempre l'evangelizzazione, soprattutto verso gli scartati della società. Papa Francesco lo ha detto ieri all'Angelus in Piazza San Pietro, durante il quale però ha anche sottolineato che l'evangelizzazione dei poveri non è assistenza sociale né attività politica, ma significa offrire la forza del Vangelo di Dio. Allora andiamo proprio ad ascoltare uno stralcio del discorso del Papa tratto dall'Angelus di ieri. Essere cristiano ed essere missionario è la stessa cosa. Annunciare il Vangelo con la parola e prima ancora con la vita è la finalità principale della comunità cristiana e di ogni suo membro. Si nota qui che Gesù indirizza la buona novella a tutti, senza escludere nessuno, anzi privilegia i più lontani, i sofferenti, gli ammalati, gli scartati della società. Ma facciamoci una domanda. Che cosa significa evangelizzare i poveri? Significa anzitutto avvicinarli, significa avere la gioia di servirli, di liberarli dalla loro oppressione. E possiamo domandarci, oggi, nelle nostre comunità parrocchiali, nelle associazioni, nei movimenti, siamo fedeli al programma di Cristo? L'evangelizzazione dei poveri, portare loro il lieto annuncio, è la priorità? Attenzione, non si tratta solo di fare assistenza sociale, tanto meno per attività politica. Si tratta di offrire la forza del Vangelo di Dio che converte i cuori, risana le ferite, trasforma i rapporti umani e sociali secondo la logica dell'amore.